Un convegno e una mostra in Senato per ricordare, nel bicentenario della nascita, Antonio Michela Zucco. Il piemontese di San Giorgio Canavese inventò l'omonima macchina per fonostenografare, metodo innovativo che viene utilizzato ancora oggi in Senato, in Consiglio regionale a Torino e in diverse assemblee elettive in Canada, al Congresso negli Stati Uniti e in Spagna, per trascrivere gli interventi nel corso delle sedute. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Lascaris.